Umilmente ti invochiamo, Signore, il santo apostolo Andrea, che fu annunciatore del Vangelo e guida per la tua Chiesa, sia presso di te come nostro perenne intercessore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Bentrovati, cari fratelli e sorelle, oggi è 30 novembre 2023 ed è la festa di Sant'Andrea Apostolo, che è il patrono di Coringa. Oggi vedete quindi l'altare addobbato con i segni anche del martirio, perché Sant'Andrea Apostolo ha donato la sua vita come martire e fu crocifisso su una croce ad X, una croce decussata, come si dice. Anche lui quindi salì sulla croce come Gesù, come il suo maestro, come il figlio di Dio, come colui che aveva portato nel suo cuore per tutta la sua vita e donato a lui la vita. Quindi Sant'Andrea Apostolo è per noi un segno di donazione totale a Dio, donazione totale a Dio. Anche noi coringhesi siamo chiamati a donarci a Dio. Tra i titoli che si danno a Sant'Andrea Apostolo c'è questo, il titolo Il primo chiamato. Il primo chiamato, così anche lo venerano anche gli orientali. Il primo chiamato da Dio, quindi un po' la festa di oggi ci invita un po' a lasciarci chiamare da Dio, perché Dio ci chiama, però noi ci nascondiamo. E quindi un ascolto della voce di Dio e come lui rispose prontamente alla voce di Dio, seguendolo, seguendo Gesù, donandogli tutta la vita, così anche noi impariamo anche in questo giorno solenne a essere pronti a seguire la voce di Dio quando ci chiama. E siccome Sant'Andrea Apostolo fu chiamato anche mentre pescava con suo fratello Pietro, quindi ecco, il Signore ci può chiamare in qualsiasi momento, ci può chiedere qualcosa da fare, ci può chiedere preghiere, ci può chiedere gesti di carità, ci può chiedere di fare qualcosa per gli altri. E come Andrea, anche Sant'Andrea, anche senza perdere tempo, fece la volontà di Dio, così anche tutti noi siamo chiamati a essere pronti a seguire la volontà di Dio, come questo grande apostolo che noi seguiamo. Oggi, qui a Coringa, abbiamo celebrato la messa solenne adesso alle 11, poi pomeriggio, ecco, ci sarà anche un funerale alle 3:30 di Francesco Pacileo, poi alle 5:30 facciamo la messa solenne qui in chiesa matrice. In questa messa solenne ci sarà anche l'offerta del cero dell'amministrazione comunale, il cero pasquale. Infatti il cero pasquale lo offre sempre l'amministrazione comunale il giorno della festa di Sant'Andrea, che è patrono della parrocchia e anche del comune. E quindi ci sarà il sindaco con tutta l'amministrazione che compiranno anche questo gesto. E poi nella messa di questa sera delle 5:30, come anche tradizione qui da noi da qualche anno, noi ricordiamo anche tutti i defunti dell'anno e invitiamo anche i parenti, ecco, dei defunti dell'anno a portare un cero in onore, ecco, dei propri defunti, cero che rappresenta la fede, la loro fede, e anche il cero che rappresenta la luce, la vita che c'è anche dopo la morte, dove sono inseriti, ecco, i nostri cari defunti. Quindi ci sarà questa sera alle 5:30 qui a Coringa una solenne liturgia, e in questa liturgia noi pregheremo, ecco, per tutti voi, anche per tutti gli emigrati, ecco, per tutti coloro che vi collegate anche vedendo, ecco, questo video. Un po' io cerco di dirvi qualche cosa che si fa qui a Coringa. Qualcosina, perché di cose che si fanno qui a Coringa a livello parrocchiale ce ne sono tantissime, no? Però ogni tanto io faccio una diretta per dirvi, ecco, qualche cosa, ecco, che si fa in modo che anche voi partecipiate alla nostra gioia, alla gioia nelle attività di fede in cui siamo tutti quanti noi coinvolti. Poi questa sera, dopo la messa delle 5:30, facciamo una processione, la processione con la statua di Sant'Andrea. Facciamo un giro piccolo, non facciamo un giro lungo, anche perché poi di sera fa freddo, alle 18:30 il clima ecco, è un po' freddo, quindi praticamente facciamo una processione breve, una processione di mezz'ora. Facciamo Corso Garibaldi e via Roma, e poi rientriamo in chiesa matrice, parteciperà anche la banda, il sindaco, ecco, tutti noi, i gruppi,
per solennizzare anche con una processione esterna questa festa di Sant'Andrea Apostolo che viviamo con tutto il cuore. Un'altra bella iniziativa che si fa anche qui il giorno di Sant'Andrea è il pranzo per gli anziani. Infatti l'Azione Cattolica, che si prodiga per questo, che opera molto qui in Chiesa Matrice, ha preparato un pranzo, ha preparato un bel pranzo che sarà consumato a partire dalle 12 e mezzaluna, e in questo pranzo sono stati invitati gli anziani, sono state invitate le persone sole, le persone bisognose. Quindi anche in questo momento della festa di Sant'Andrea, con questo pranzo, noi viviamo anche un momento di condivisione con coloro che hanno più bisogno, con coloro che forse stanno soli. Si sta insieme, si mangia insieme, anche facciamo un po' di canti insieme, ecco, per vivere anche la dimensione anche dell'amicizia, perché anche questi momenti di festa del paese ci aiutano certo a pregare, a fare tante cose belle, a pregare, a riempirci di preghiera, però ci aiutano anche a vivere il clima di festa, il clima di amicizia che ci deve essere tra di noi. Infatti nelle parrocchie è molto importante che le persone si riuniscano insieme per vivere insieme, per stare insieme, per camminare insieme, per fare carità insieme, per pregare insieme. C'è questa espressione, camminare insieme. Quindi è un insieme, nessuno è un'isola, si viaggia insieme, si viaggia insieme. Infatti il termine anche parrocchia, deriva anche da questo, cioè da questa dimensione di essere pellegrini. Il termine parrocchia indica un insieme di pellegrini che camminano insieme verso una meta. E quindi ecco, noi preghiamo tantissimo oggi, anche per voi abbiamo già pregato, già questa, abbiamo celebrato due sante messe oggi. E poi dopo, ecco, facciamo questo pranzo insieme, poi pregheremo anche questa sera. E quindi si sta insieme, si cammina insieme, ma non soltanto oggi, perché qui a Coringa, bene o male, possiamo dire la parrocchia che ha più momenti liturgici di preghiera vissuti comunitariamente, anche con processioni esterne, no? In tutta la diocesi, perché anche qui ci sono le congregazioni del Carmine e dell'Immacolata in più la Chiesa Matrice, quindi è come se quasi fossero, diciamo, quasi tre parrocchie, possiamo dire così, a livello di eventi religiosi che noi viviamo. E quindi un saluto a tutti voi, una preghiera per tutti voi da Coringa. E come ultimo atto, ecco, di questa piccola diretta, questo piccolo saluto che faccio qui da Coringa per tutti voi e per gli emigrati, facciamo la preghiera alla croce di Sant'Andrea, la preghiera alla croce di Sant'Andrea. Infatti, nella liturgia, di Sant'Andrea c'è anche questa preghiera dopo la comunione, in cui si dice: la comunione al tuo sacramento, Signore, ci fortifichi, perché portando i nostri patimenti, in noi i patimenti di Cristo, sull'esempio del Santo Apostolo Andrea. Quindi dice: portando in noi i patimenti di Cristo, quindi c'è riferimento alla croce, sull'esempio del Santo Apostolo Andrea. Infatti, Sant'Andrea ha affrontato la croce, il martirio, donandosi totalmente a Dio, con gli stessi sentimenti di amore di Cristo per tutti, versando il suo sangue per la salvezza di tutti. E secondo anche gli scritti apocrifi, lui prima di morire fece una preghiera solenne. In questa preghiera praticamente abbracciava la croce che gli veniva posta dinanzi, così come l'aveva abbracciata nostro Signore Gesù Cristo. E poi fece una preghiera solenne alla Santa Croce di Cristo. Adesso io prendo soltanto una parte di questa preghiera che è stampata nelle immaginette che abbiamo di Sant'Andrea nel retro. Ecco, c'è questa preghiera, quindi facciamo insieme questa preghiera, poi ecco, darò a tutti quanti la santa benedizione. Salve, o croce, inaugurata per mezzo del corpo di Cristo e divenuta adorna delle sue membra, come fossero perle preziose. Prima che il Signore salisse su di te, tu incutevi un timore terreno. Ora, invece, dotata di un amore celeste, sei ricevuta come un dono. I credenti sanno a tuo riguardo quanta gioia tu possiedi, quanti regali tu tieni preparati. Sicuro dunque e pieno di gioia, io vengo a te perché anche tu mi riceva esultante come discepolo di colui che fu sospeso a te. O croce beata, che ricevesti la maestà e la bellezza dalle membra del Signore, prendimi e portami lontano dagli uomini e rendimi al mio Maestro, affinché per mezzo tuo
mi diceva chi per te mi ha redento. Salve o croce, sì, salve davvero. E adesso ricevete la benedizione, ecco, per intercessione di Sant'Andrea Apostolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa festa di Sant'Andrea a tutti i coringhesi, anche agli emigrati che in qualche modo anche loro vivono nel loro cuore questa festa con noi, ecco, anche a distanza, perché il loro cuore è anche qui con noi per festeggiare questo nostro grande santo patrono. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.